Ciao ragazzi, ben ritrovati per le nostre lezioni di grammatica latina. Oggi affronteremo un argomento che all'inizio potrebbe apparire un po' ostico, ma vedrete che con un po' di allenamento tutto diventerà più semplice. Sto parlando della ricerca del nominativo della terza declinazione. Iniziamo col dire che la terza declinazione presenta una difficoltà rispetto alle altre, ovvero un nominativo che è vario. Voi eravate abituati a cercare i nominativi della prima declinazione in A e quelli della seconda in us o in um. Qui invece, appunto, abbiamo molta più variabilità. Ma è importante risalire al nominativo di un nome perché il dizionario ci fornisce il significato di quel nome solo se lo cerchiamo correttamente al nominativo. Dunque, per individuare il nominativo singolare di un nome in parisillabo del primo gruppo, occorre innanzitutto rimuovere la desinenza e isolare il tema, che, lo noterete, terminerà sempre in consonante. Le consonanti con cui termina il tema possono essere, in base al punto di articolazione, labiali, velari, dentali, liquide, sibilanti e nasali. Qui non approfondiamo la questione delle consonanti e del loro punto di articolazione, ma è importante che facciate caso a quale consonante rimane sospesa una volta tolta la desinenza, per risalire correttamente al nominativo. Alcuni nomi del primo gruppo della terza declinazione formano il nominativo aggiungendo al tema in consonante una S. È un nominativo sigmatico, caratteristico dei temi labiale, velare e dentale. Mentre per altri nomi il nominativo coincide con il tema puro, è dunque un nominativo asigmatico. In questa tabella vediamo quali sono le possibili uscite del nominativo singolare. Qui vengono fornite alcune parole come esempio, ma è chiaro che tutte le parole a cui una volta tolta la desinenza rimane quel determinato tema con quella consonante si comportano in modo analogo. Dunque, prendiamo ad esempio plebis e principis, che hanno il tema in B o P, labiali, e il nominativo sigmatico. Aggiungendo la S avremo plebs e princeps. Prendiamo le parole iudicis e regis, che terminano in velare, c o g. Il nominativo è sempre sigmatico e avremo una X, iudex rex. Nelle parole civitatis, obsidis, il tema è in TOD, dentale, e il nominativo sigmatico. T e D cadono davanti alla S, dunque avremo civitas e obses. Come avrete notato, in alcune parole si verifica un'alternanza vocalica fra la E e la I. È un fenomeno fonetico riconducibile all'apofonia latina, che si verificherà anche successivamente. Nelle parole legionis, fortitudinis e hominis abbiamo un tema in nasale e un nominativo asigmatico con caduta della N. Dunque avremo legio, fortitudo, homo. Anche qui può verificarsi l'apofonia. Nelle parole imperatoris, patris e solis abbiamo un tema in L o R, liquida, e un nominativo asigmatico, dunque uguale al tema. Imperator, pater e sol. Nella parola pater si verifica ancora una volta l'apofonia, ma è un'apofonia di origine indoeuropea con grado normale E al nominativo evocativo singolare e grado 0, ovvero assenza di vocale, nel resto della declinazione. Per ora vi basti sapere questo, non approfondiamo l'argomento in questa sede. Nelle parole moris, floris e honoris il tema è in sibilante, il nominativo è sigmatico e la S del tema si trasforma in R quando si trova tra due vocali, per un fenomeno detto rotacismo. Dunque avremo mos, flos, onus. Vediamo cosa succede per i neutri. Prendiamo le parole temporis e vulneris col tema in sibilante. Anche qui si verifica il fenomeno del rotacismo. Dunque avremo un nominativo singolare tempus vulnus con l'alternanza della U con la vocale O oppure E per l'apofonia. Nella parola nominis il tema è in nasale, il nominativo asigmatico e dunque avremo nomen. L'alternanza della vocale E con la vocale I è sempre un fenomeno fonetico riconducibile all'apofonia. Bene, a differenza dei sostantivi del primo gruppo, quelli del secondo gruppo hanno il tema in vocale I e il nominativo sempre sigmatico. La I può rimanere, divenendo talora E oppure scomparire. Il ripasso di questa parte è terminato. Io vi ricordo che per le lezioni potete contattarci attraverso Facebook, Instagram o l'indirizzo centrodai83@gmail.com. Vi ricordo anche di iscrivervi al nostro canale e vi aspetto qui su YouTube per la prossima lezione. Ciao da Francesca!